Benvenuti in questo nuovo video realizzato grazie alla partecipazione della dottoressa Elisa Gobbetti, che potete vedere qui al mio fianco. Ciao Elisa, come stai? Ciao, tutto bene, tutto bene. Tu tutto bene? Sì, bene. Allora Elisa, sono intanto contenta che tu abbia accettato questo invito, perché ci tenevo tanto a parlare con te di un argomento molto interessante in ambito assicurativo, come quello del colpo di frusta. Quindi quando si parla di incidenti stradali non si può non parlare di colpo di frusta. Quindi tu sei una fisioterapista, svolgi questo lavoro da tantissimi anni ormai, hai un curriculum molto interessante, ti sei laureata all'Università del San Raffaele di Milano con il Massimo Devoti, ti sei occupata della gestione di pazienti geriatrici con disturbi neurologici e cognitivi, hai lavorato in un centro riabilitativo nell'ambito della riabilitazione di pazienti ortopedici e sportivi anche di alto livello. Nel 2012 sei stata volontaria presso il reparto di fisioterapia della Foundation Pediatric del Quimbondo, dove ti sei occupata di bambini che presentavano diverse patologie. E poi tante altre cose che l'elenco è lungo, però noi oggi parliamo del colpo di frusta. Ok, dici cos'è questo colpo di frusta? Allora, possiamo definire il colpo di frusta come un trauma che avviene in un breve tempo, quindi in un quarto di secondo, quindi di ampiezza temporale appunto molto breve, nel quale si produce un movimento articolare eccessivo, cioè che va al di fuori della normalità in diverse direzioni, adesso lo vedremo anche con il manichino, e dovuto appunto al cambio brusco di velocità, quindi un'accelerazione e una frenata improvvisa. Abbiamo qua un manichino e vediamo cosa accade effettivamente. Allora, normalmente la colonna cervicale, che è questo tratto qua, ha una curva fisiologica in lordosi, quindi in questa direzione, normale, quindi è normale che non sia dritta. Cosa avviene quando si ha un colpo di frusta? Quando si ha un colpo di frusta, generalmente questa parte, quindi la parte dorsale, è fissata, mentre la parte cervicale è libera. Cosa accade? Accade che, essendo questa zona fissata, si ha una fase iniziale con una rettilineizzazione della colonna cervicale, che quindi diventa completamente dritta, che appunto è al di fuori della normalità. Abbiamo successivamente un punto fisso qua e un'estensione, quindi si inizia un movimento AS, si chiama AS italica, per poi andare a estendere eccessivamente, sbattere spesso l'occipite contro il poggiatesta e tornare indietro. Tutto questo è al di fuori del movimento normale, quindi ha un'ampiezza eccessiva. E tutto questo causa poi dei problemi di cui parleremo dopo. In questo movimento che fa il collo, diciamo questa zona cervicale, si possono manifestare diversi tipi di danni, che possono essere lievi, dalle contratture, a danni gravi come ad esempio lesioni o addirittura ernia. Vuoi parlarci di quelli che sono appunto i diversi livelli o gradi di gravità che si possono subire? Assolutamente sì. Allora, appunto, in base al tipo di trauma o alla struttura a cui avviene il trauma, ci possono essere diversi gradi di gravità e questi viene definito generalmente tramite una scala di misura che si chiama la Quebec Task Force, che definisce 4 gradi. Il primo grado più lieve, per arrivare fino al quarto, che è il più grave. Il più lieve è quello in cui si presentano dei sintomi che sono dolore, rigidità e tensione, ma nessun altro tipo di segno. Un secondo grado invece ha dei segni muscoloscheletrici invece tangibili, palpabili, come dei trigger point, delle problematiche a livello muscoloscheletrico abbastanza importanti. Un terzo grado, che quindi è ancora un pochino più grave, presenta, oltre che dei segni muscoloscheletrici, dei segni neurologici, quindi che all'esame neurologico si vengano evidenziati dei segni positivi. Infine il quarto grado, che è quello più grave, è una presenza di dolore con però una sospetta frattura, lussazione, problema di ernia del disco e quindi con una lesione effettiva e tangibile di ossa, tessuti molli o comunque tutto quello che riguarda la zona cervicale. Ok. Una volta subito questo infortunio, qual è la sintomatologia che si può manifestare e dopo quanto tempo si può manifestare appunto la sintomatologia?
Allora, la maggior parte dei sintomi nel caso del colpo di frusta si presentano entro le 24 ore dall'evento, quindi dal trauma. Ci sono dei sintomi che avvengono frequentemente o quasi sempre, dei sintomi invece che sono un pochino più rari. Se parliamo di sintomi frequenti, sono assolutamente dolore, rigidità al collo, che appunto avvengono quasi sempre, molto frequentemente anche il mal di testa con o vertigini o nausea, molto probabilmente, e ci sono degli altri sintomi che possono capitare che sono compatibili con il quadro, come problemi della vista, ronzi alle orecchie, acufene, problemi di stanchezza, concentrazione, memoria, problemi del sonno, quindi della sfera cognitiva. Comunque più frequentemente sono problemi proprio di dolore e rigidità a livello cervicale associati appunto al mal di testa, sono proprio frequenti. Ok, l'infortunio deve essere diagnosticato. Come avviene la diagnosi di questo tipo di infortunio? Allora, la diagnosi viene fatta da un medico competente, per questo appunto è importante andare a fare una valutazione medica, che fa una valutazione clinica, quindi tramite dei test, fa fare dei movimenti, valuta la rigidità, fa appunto un test neurologico, come dicevamo prima, e si avvale spesso, anzi direi sempre, di esami strumentali. Quindi in prima battuta viene sempre data una radiografia da fare, una radiografia classica. Questo non vuol dire che sia sufficiente, a volte è sufficiente la radiografia classica, a volte è necessario invece andare ad approfondire ulteriormente con altri esami diagnostici che possono essere una radiografia in diverse altre proiezioni, come in dinamica, quindi in estensione e flessione cervicale, o la transorale, quando si può sospettare una frattura del dente dell'epistrofeo, che è della seconda vertebra cervicale, che è una frattura molto grave, quindi se c'è il sospetto è fondamentale fare questa radiografia, oppure ancora meglio andare verso una TAC che vede benissimo l'osso, o meglio ancora una risonanza magnetica in cui si possono valutare oltre che all'osso anche i tessuti molli, quindi i legamenti, il disco e tutti gli altri tessuti molli a livello muscolare anche. E quindi diciamo che l'iter terapeutico prevede una valutazione clinica del medico, una radiografia ed eventualmente degli esami di approfondimento. Ok, la tempistica invece da quando siamo ad una fase acuta al momento in cui poi entriamo nella fase di recupero funzionale, qual è il periodo che intercorre in genere? Allora, dipende ovviamente dalla gravità, okay. Però generalmente dividiamo in tre principali fasi. La fase iniziale, che è quella proprio acuta infiammatoria, in cui c'è il massimo dell'infiammazione, del dolore, della rigidità, che dura circa una settimana, 10 giorni, okay. Massimo 2 settimane, generalmente appunto in 8 giorni si risolve, in cui appunto si ha il massimo dei livelli infiammatori. Passiamo poi successivamente a una fase subacuta che può arrivare fino a 3 mesi, in cui si ha una fase in cui i tessuti si stanno riparando, si stanno riorganizzando, per andare fino a una terza fase che può arrivare appunto da 3 mesi fino a 1 anno, in cui c'è appunto un rimodellamento, una gestione del recupero da parte dei tessuti che si adattano alla nuova situazione. Ok. I trattamenti invece, quali sono i trattamenti più indicati per questo tipo di infortunio? Anche se è chiaro che dipendono tantissimo dal tipo di gravità del danno, quindi trattamenti che in genere vengono indicati. Allora, i trattamenti dipendono appunto, come dicevamo prima, dalle fasi, quindi dallo stato della colonna. Una prima fase, che è la fase antinfiammatoria, è la fase più di competenza medica, in cui può prescrivere dei farmaci antinfiammatori o miorilassanti in base alla valutazione che fa, può prescrivere eventualmente un collare rigido che, se non ci sono lesioni gravi, non va tenuto più di 2 o 3 giorni, ma è poi il medico competente a decidere in base al tipo di lesione che ha subito chi ha fatto l'incidente. Io consiglio sempre un riposo attivo, significa che meglio evitare sforzi, qualunque cosa che comporti dolore, senza rimanere completamente fermi a letto, quindi facendo tutto ciò che viene permesso sotto la soglia di dolore, e si può iniziare con un fisioterapista eventualmente per andare a fare tecniche che vadano a sfiammare e a miorilassare.
È solo nella seconda fase in cui il trattamento del fisioterapista diventa fondamentale, in cui appunto si vanno a trattare in maniera più attiva, non solo passiva, tutte le rigidità, le contratture muscolari del tratto cervicale e non, quindi che si possono anche ripercuotere al di fuori. Si fa dell'esercizio terapeutico, un recupero posturale, quindi si fa tutto quello che è riabilitazione per cercare di recuperare la funzione. E infine nella terza fase, che è quindi quella che prosegue per chi ne ha bisogno, si va proprio ad allenare la tratta cervicale e comunque tutta la colonna e si va a stabilizzare tutti i risultati che si ottengono nella prima fase in modo che non ci siano sequele successive. Ok, chiaro. Una cosa che volevo indicare per chi ci ascolta, perché ovviamente parliamo in ambito assicurativo, era riguardo appunto al periodo entro il quale la sintomatologia si può manifestare nel danneggiato, che ha subito quindi il danno in un incidente stradale. Quello che si consiglia alle persone quindi che hanno subito il danno è di non presentarsi al pronto soccorso oltre le 24 ore. Quindi di accertare subito dopo l'incidente quello che è stato il danno appunto che hanno subito, perché in questa maniera dimostrano che la lesione, il danno è una conseguenza diretta dell'incidente. Poi per quanto riguarda la diagnosi, dicevi che ovviamente è sempre il medico competente che dà le indicazioni riguardo a tutte quelle che sono le visite, gli accertamenti, gli esami strumentali che devono fare, quindi deve fare un danneggiato. A livello proprio assicurativo è proprio di fondamentale importanza per chi richiede un risarcimento del danno. Seguire esclusivamente appunto l'iter medico indicato appunto dallo specialista, soprattutto quando c'è un peggioramento, perché magari ci possono essere dei casi di peggioramento della sintomatologia o addirittura anche dei sintomi nuovi che si possono manifestare, quindi fare riferimento sempre al medico competente, il quale sarà lui che valuterà la necessità o meno di approfondire il caso con appositi esami. Quindi questo è importante, perché magari le persone a volte sentono un dolore e vanno a fare una visita, quindi è importante che si consultino sempre con un medico, a maggior ragione se devono essere risarciti. Quindi dico, questa è una cosa importante. Esatto, sì. E comunque è importante, dato che ha un trauma importante, che venga correttamente diagnosticato, che vengano scongiurate, che ci siano delle problematiche peggiori, che comunque a volte appunto in prima battuta una radiografia classica può non essere sufficiente, quindi non fermarsi niente, si sente di avere qualcosa che va oltre il... Esatto, sì. La diagnosi fatta magari in prima battuta, che essendo una fase molto molto acuta, può essere anche non sufficientemente esaustiva, ma proprio non per colpa del medico, ma perché è il momento più infiammatorio, quindi certo. C'è anche lo spavento, e quindi è sempre il caso di fare riferimento al medico competente sempre. Esatto, sì, questo in ogni caso. Elisa, noi abbiamo concluso il nostro video, diciamo a chi ci ha seguito che si hanno trovato interessante il nostro video di scrivercelo, quindi di farcelo sapere nei commenti qui sotto, di seguirci. Tu hai un canale, gestisci un canale YouTube, ti possono trovare con il nome Elisa Gobbetti, dove parli del tuo mondo medico, di tutte le attività fisioterapiche che si possono fare. In descrizione trovate dei link utili, io e Elisa vi abbiamo consigliato di vedere dei video, li trovate tutti in descrizione e sono dei video attinenti all'argomento di cui abbiamo parlato nel video di oggi. Ti ringrazio Elisa, io spero di poterti vedere in un altro video, in un altro argomento, sempre attinente a quello che è il nostro lavoro, e ci vediamo al prossimo video. Va bene, grazie mille, è stato un piacere collaborare, spero appunto di collaborare in futuro, e saluto tutti e al prossimo video. Grazie, ciao, ciao a tutti.